sponsor ufficiale Coppa delle Università. Per tutti gli amici del campionato universitario, 10% di sconto. Per il girone G della Coppa dell'Università si sfidano Trikis Kessel in divisa rossa e Benfica nella consueta divisa bianco-blu. Benfica in vantaggio con 4 punti in classifica, il Trikis Kessel costretto a vincere per ottenere il passaggio del turno, visto il risultato della gara precedente che ha visto trionfare il Settai Colonia sulla formazione dell'Avalanche. Coriani, retropassaggio al centro della difesa per il Trikis Kessel, sbagliato però Marchi, libera il destro da fuori, il gol del vantaggio del Benfica con Marchi, con questo destro implacabile poco al di fuori del limite dell'area. Calviello ruba palla, può ripartire il Benfica, attenzione 2 contro 1, Calviello per Marchi sull'auto di sinistra, Marchi le finte, prosegue sinistro di Marchi per Calviello che da due passi segna il raddoppio del Benfica, 2-0 quando siamo giunti al settimo minuto di gioco del primo tempo. Beh, qua bella questa azione da parte dei ragazzi in maglia bianco blu, rubato palla al centrocampo, ripartenza veloce, lo scarico verso Marchi che poi non ha dovuto fare che appoggiare al compagno che tutto solo ha spinto la palla in porta, 2-0, predominio netto dei ragazzi del Benfica. Marchi è in anticipo però Carugati, li soffia il pallone, sono Carugati, palla dentro per Coriani e l'anticipo su Casati, il gol del 2-1 del Trikis Kessel con Coriani, questa verticalizzazione improvvisa ma molto efficace. Parte Guidi, il suo destro violentissimo, c'è la deviazione decisiva di Casati che mette la palla in angolo. E beh, qui bravissimo Casati, non si è fatto ingannare, sta giocando un po' col fuoco, intanto finisce in questo istante il primo tempo, ricordiamo il punteggio Benfica 2, Trikis Kessel 1. Palla dentro di Genderini, respinge Coriani al limite, però tiene viva la palla al Benfica con Marchi dentro per Einaudi e poi il colpo di testa di Cesario per il gol del 3-1 del Benfica. Meritatamente in vantaggio la formazione bianco-blu. Casati dal fondo spizza in modo errato Cattaneo, il destro di Marchi che si stampa sul palo. Marchi aspetta, si guadagna spazio, ha preso la destra sinistra per Calviello, il palo ancora, il secondo legno per il Benfica, questa volta è stato non Marchi che ha fatto l'assist ma Calviello, lascia per Carugati. Carugati, palla dentro per Coriani, attenzione Carugati contro Bignami. Carugati dentro, non controlla bene, poi c'è Coriani da due passi e il gol di Coriani per il Trikis Kessel, l'ho visto male, 3-2, due gol dunque necessari alla formazione delle maglie rosse. Guidi per Jarak, si gira bene il destro da fuori, blocca in due tempi, attenzione però c'è l'erroraccio e poi Coriani, il gol del 3-3 con l'erroraccio di Casati sulla conclusione non irresistibile di Jarak. Marchi parte, battuta a bassa il palo, il terzo legno per il Benfica, questa volta su calcio di punizione, il secondo per Marchi. Guidi sbaglia un po' il rilancio al limite dell'area, Calviello, calcio di rigore però per l'intervento di... calcio di rigore? Fallo della difesa. Se mi dici chi è Calviello che tira? Prende la rincorsa Calviello, Calviello contro Alberzoni, palla al destro e palla in porta, 4-3. Vabbè. Benfica di nuovo avanti e quindi nuovamente prima nel girone Trikis Kessel, che in questo momento deve rimontarne due. Guarda intanto il cronometro il direttore di gara Martinez, sta per arrivare il fischio finale, arriva in questo momento, risultato finale dice Benfica 4, Trikis Kessel 3, Trikis Kessel eliminato, Benfica che accede invece alla fase di eliminazione diretta della Coppa dell'Università.
Buonasera a tutti per il Tricky Schesso, siamo qui con lo portiere Barazzoni, sconfitta di misura 4-3 contro il Benfica, insomma avete provato a giocarvela fino all'ultimo, ma siete riusciti anche a rientrare in partita, come puoi commentare insomma, anche la vostra prestazione? Abbiamo giocato bene, mi spiace per gli errori dell'arbitro perché non era rigore. E hanno passato un po' tutte le tempi, se no potevamo fare meno. Udo, magari differenza nella partenza, dici proprio che nella parte centrale della gara, forse. Al di là di quello, comunque episodi insomma hanno condizionato questa partita. Ho fatto sentire. Quindi insomma questa è la tua autosena sulla finale. Insomma ti ringrazio allora, in bocca al lupo per tutto e ci rivediamo sul campo. Ciao. Per il Benfica siamo con Calviello, 4-3 la vittoria determinante contro il Tricky Schesso, il passaggio del turno tenuto, quindi obiettivo minimo raggiunto, insomma volevo chiederti un commento su questa partita, un attimo la valutazione del vostro torneo fino a questo momento. Sì, vabbè, diciamo che abbiamo perso l'occasione di passare al girone delle prime 4, poi niente, oggi è andata abbastanza bene, siamo arrivati, se non sbaglio, primi. Partita abbastanza dura, anche se abbiamo preso 2 o 3 pali. Tre pali. Te e due marchi, sì. Ci sono stati 2 rimpalli che hanno favorito il gol loro, poi un errore del nostro portiere, però alla fine abbiamo guardato quasi 3 punti. Va bene, allora ti ringrazio, complimenti per la vittoria, ci rivediamo sui campi alla fase eliminazione diretta della Coppa. Va bene, grazie. Q-Pizza, sponsor ufficiale, Coppa delle Università. Per tutti gli amici del campionato universitario, 10% di sconto.